vedere pantofole. Il suo sguardo è fisso in un solo punto verso l'altra parte della strada e con la mano infilata nel sacchetto schiacciava qualcosa. Pensavamo che sia del riso per il suo pranzo. Decidiamo di parlargli, curiosi di sapere cosa stesse facendo. Ci sediamo intorno a lui per conoscerlo. Dopo poco ci accorgiamo che non capisce quello che stiamo dicendo. Per fortuna tra noi c'è Aria, che parla l'arabo. Si chiama Bushai, è marocchino, abita vicino a Casablanca, ha 91 anni. I suoi occhi hanno dei colori particolari, marroni con il contorno azzurro. Dopo la morte di sua moglie, una delle due figlie decide di portarlo in Italia 2 anni fa. Appena è arrivato, ha lavorato solo per 2 o 3 mesi. Per la stanchezza e l'età, decide di non lavorare più. A causa di questa sua scelta, ogni mattina esce dalla casa di sua figlia e sta tutto il giorno per strada. Mentre ci racconta questo, continua a mettere la mano sulla testa. Capiamo che è stressato. Continuando a fare delle domande, ci siamo resi conto che vuole tornare in Marocco perché non si sente bene, ma non ha ancora trovato spiegazione per il fatto che è ancora qui. A un certo punto tira fuori dalla tasca della gallabeia delle banconote e 10 euro per farci capire che non è un povero. Continua ad osservare la mongolfiera, chiede a Rania che cos'è e lei glielo spiega. Dopo circa 15 minuti di chiacchiere li salutiamo con emozioni e continuiamo a camminare. Poi ci giriamo e non lo troviamo più, ma vediamo staccato per terra con dei piccioni attorno. Capiamo che lo staccato non c'era il riso per il suo pranzo, ma il pane per far mangiare i piccioni.